Allora, con voi completiamo il podio della rana di oggi, e non solo completiamo il podio, però insomma abbiamo la storia della rana con Fabio e il futuro che avanza. Commentate questa sfida. La sfida, diciamo che speravo anch'io di fare più o meno quello che ha fatto lui oggi, quindi è andato molto forte, ha espresso sicuramente quello per cui si lavora e tutto il suo talento che purtroppo non è riuscito a esprimere nei 100, quindi questo penso che per lui debba essere un punto di partenza. E per me un passaggio verso sicuramente i campionati italiani estivi che saranno necessari per strappare il pass per Roma. Ciao! Ciao! Come è la tua gara? Io bene, diciamo che stamattina, visto che avevo nuotato molto disteso, comunque avevo fatto vicinissimo al mio personale, quindi mi faceva ben sperare. Oddio, togliere così tanto a 26,8 non me l'aspettavo, però a 25 mi sono visto che comunque non ero troppo distante da Nicolò, e grazie anche sono riuscito a prendere una buona partenza, allora poi dopo ho iniziato a spingere tanto ed è arrivato un buon tempo, dai. Erano anni comunque che le gare di velocità nella rana non vedevano così tanti atleti di vertice, come la spiegate questa cosa? Guarda, per quanto riguarda noi abbiamo un bellissimo gruppo di ranisti, credo che lavorare insieme, lavorare bene sia il segreto. Non c'è la formula magica, ma serve tanta voglia tutti i giorni, sfidarsi, e come ha dimostrato l'anno scorso la coppia Martina Enghi Pinzuti, che ha funzionato, e noi lo facciamo da un po' e piano piano si cresce, anche per chi è un vecchietto come me. Sì, assolutamente, io mi trovo molto bene, ma più che dentro l'acqua siamo molto amici anche fuori dall'acqua, che secondo me è la cosa in più che c'è nel nostro gruppo, e treniamo tutto dallo stesso punto, cioè cerchiamo sempre di dare il meglio di noi stessi, e quindi i risultati si vedono e spero si continueranno a vedere. Bene, complimenti ancora ragazzi. Grazie mille. Ciao.